benvenuti, grazie. Grazie dell'attenzione, devo dire, senza retorica, insomma, attenzione costante da parte dell'estate giornalistica verso insomma, gli eventi, le iniziative di Parco Città. C'era una mascherina, però purtroppo sono all'interno, dobbiamo rispettare insomma le regole. E, oggi vi presentiamo la rassegna Summer Park 2021, promossa da Parco Città con la Fondazione dei Monti Uniti e con il patrocinio del comune di Foggia. Ci sono una serie di partner che hanno contribuito a questa rassegna che doverosamente elenco, sono appunto Rosso Bergamo, Pozzo Gelati, Coppa Alleanza 3.0, Sistemi Energetici, Circuito Cicolella, San Francesco Hospital del gruppo Telestro. Appuntamenti che terranno compagnia insomma ai foggiani, non solo, da giugno, e c'è iniziato qualche appuntamento, fino a tutta l'estate, quindi fino a fine settembre. E a questo punto darei la parola a Roberto Lamanna, della componente del CPA della Fondazione dei Monti Uniti. Sì, buongiorno a tutti. La Fondazione dei Monti Uniti per ancora una volta è a fianco di questa realtà Parco Città, ed è a fianco di Parco Città dall'inizio, direi, da quando è iniziata questa bellissima avventura. E il cartellone che viene presentato quest'oggi è un cartellone come sempre ricco di attività e di attività di alto livello. E in questo momento storico di questa città un programma di questo tipo rappresenta qualcosa di diverso, qualcosa di buono e utile per la nostra cittadinanza, per quanto i nostri cittadini possono fruire in questa estate così difficile, così forse triste per questa città, per le note vicende dell'amministrazione comunale. In più aggiungiamo che quello che è successo negli ultimi giorni proprio in questa struttura, i furti e i danneggiamenti che ci sono stati, io ribadisco che, come ho fatto altre volte, che la realtà in cui ci troviamo è un presidio di antimafia sociale, un posto dove i cittadini possono cominciare a costruire una città diversa, un modo diverso di affrontare le problematiche grandissime di questa città, è un presidio che può aiutare moltissimo a costruire una capitanata, una Foggia diversa. Non ho ricordato i saluti che il presidente della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia vi manda, il professor Aldo Ligustro, perché purtroppo non poteva essere presente. Sì, grazie a Roberto Lamanna. Tra l'altro la Fondazione dei Monti Uniti è parte insomma integrante, no, della vita di Parco Città, che sostiene insomma diverse iniziative, con appunto il Summer Park, per me è una partnership, no, consolidata, visto che insomma anche l'anno scorso, negli anni passati, insomma c'è stata sempre vicina. Allora, noi stiamo aspettando che arrivi Simona Padanino, che è la presidente di Energione, associazione capofila nell'ATS che gestisce Parco Città, però nel frattempo io darei la parola a Rita Amatore, presidente dell'associazione L'Aquilone e del coordinamento di Parco Città, che appunto illustra un po' nel dettaglio questo calendario estivo, insomma, che va incontro davvero a tutti i gusti, possiamo dire, no? Sì. Effettivamente sì, è un cartellone molto molto ricco, perché come già diceva Roberto, la città di Foggia sta attraversando un momento difficile, proprio per questo motivo, difficile per gli eventi ovviamente sociali, politici, istituzionali che si sono succeduti in questi mesi. E proprio per questo motivo noi abbiamo fatto un ulteriore sforzo, perché anche noi volevo ricordare alla stampa, usciamo da questo momento di chiusura, quindi anche per noi è un periodo di post pandemico che abbiamo vissuto con molte difficoltà. Non abbiamo mai interrotto le attività, perché le attività che non si potevano fare in presenza le abbiamo fatte sempre
online e abbiamo tenuto sempre fermo il punto di riferimento per la città, però per ovviamente offrire un cartellone così ricco abbiamo fatto veramente un ulteriore sforzo e anch'io veramente ringrazio tantissimo la Fondazione Monti Uniti perché è co-organizzatore di questo cartellone estivo per già da parecchi anni. E poi, come già ha ricordato Roberto, c'è stata sempre vicino sin dall'inizio di questo progetto, l'ha partorito insieme a noi. E il cartellone è veramente notevole, vi do un po' di numeri, 14 presentazioni di libri, che ci rende orgogliosi perché significa che è ritornata un'attenzione al libro. Per quanto riguarda il centro polivalente Parco Città c'è sempre stata un'attenzione al libro perché abbiamo anche un gruppo di lettura non solo di adulti ma anche di giovani e questo ci inorgoglisce. E quindi 14 presentazioni di libri tra cui ricordiamo che ci sono già stati Massimo Brai, La Longa, Pinuccio e domani c'è il 1 luglio c'è la presentazione del libro La città ideale di Antonio Fortarezza, molto molto atteso devo dire. E poi volevo fare una piccola parentesi, noi abbiamo anche un progetto di contrasto alla povertà educativa che si chiama L'isola che c'è, che ha una forte attenzione al libro, alla lettura, alle letture piccine e quant'altro, quindi per noi il libro è fondamentale, per creare relazioni e per viaggiare con le emozioni. E poi abbiamo otto concerti musicali più 3 DJ set, abbiamo 7 spettacoli di teatro per ragazzi, 8 spettacoli di teatro per adulti, abbiamo anche organizzato una mini rassegna cinematografica, ma ci saranno anche altri titoli di film, perché ripeto, anche noi siamo partiti con un'organizzazione più lenta, in ritardo, per il fatto che comunque non sapevamo il percorso pandemico come si svolgeva e quindi siamo andati anche un po' a rilento nell'organizzazione, perché avremo questa mini rassegna cinematografica ma avremo anche altri film. Abbiamo anche 6 iniziative di vario tipo, ne cito solo una in particolare, sono iniziative che riguardano vari ambiti. Ne cito una in particolare, per esempio una bella presentazione sulla transumanza che ricorda appunto le nostre tradizioni ma parla anche di turismo lento e di mobilità dolce. E poi con noi, ci accompagna sempre ormai da giugno, abbiamo anche le danze folk popolari che sono aperte ai cittadini e si possono cimentare in queste danze. Io continuo, quindi dopo magari passiamo, continuo ad illustrare in particolare il nostro cartellone. Parliamo di musica, la musica ricorderà artisti nazionali e internazionali che stanno comunque nel nostro cuore, che ricorderemo sempre, come Mina per esempio, che ci sarà il concerto il 3 luglio, oppure Domenico Modugno, Celentano, ma anche una bellissima un bellissimo concerto che di produzione tutta Mogol. Insieme ai concerti diciamo un po' più per adulti faremo ovviamente, daremo largo spazio ai giovani talenti ospitando una etichetta Twining attraverso la quale si esibiranno vari giovani locali e artisti locali, tra cui Gedem, ma ci saranno anche tanti
tanti altri artisti locali. I giovani per noi sono molto importanti, noi ci teniamo a offrire sempre tanto spazio ai giovani, perché voglio dire, questo è uno spazio sicuro, all'aperto, e anche loro, insieme ai bambini, insomma, insieme agli altri, insieme ai minori, hanno vissuto questo momento pandemico molto molto sofferente, cioè hanno sofferto, insomma, per questa pandemia, per cui ci vuole un'attenzione, a mio parere, maggiore, ma a parere di tutto lo staff di Parco Città. E poi avremo anche, la musica racconterà anche le migrazioni. Ospiteremo il nostro conterraneo Carmine Padula, ormai conterraneo ma famosissimo in tutta, a livello nazionale e internazionale. Ospiteremo anche un teatro anche nazionale, di livello nazionale, con l'attore Flavio Albanese, che ci porterà nel magico mondo di Pinocchio. Avremo anche un'attenzione particolare a quella che è per l'essere umano l'emozione più forte, l'innamoramento. Avremo uno spettacolo molto carino, molto bello, che si intitola I Corteggiatori. E poi ovviamente avremo le nostre compagnie locali, che sono anche loro sempre con noi, hanno fatto un lungo percorso con noi, e hanno anche loro veramente delle produzioni di tutto rispetto, e non vedono l'ora di esibirsi, perché questo cartellone estivo ha anche l'obiettivo di far esibire tanti attori, tanti artisti che diversamente appunto non potrebbero, perché in uno spazio all'aperto ci si esibisce in maniera più sicura. E penso di non aver dimenticato nulla. Che dire, stiamo aspettando Simona? No, penso di non aver dimenticato nulla. Io volevo invitare tutti i cittadini foggiani, ovviamente, a venirci a trovare, perché forse magari alcuni cittadini hanno ancora timore di partecipare a degli eventi spettacolari. Veniteci a trovare, perché comunque all'aperto si è sicuri. Ovviamente noi osserveremo sempre le distanze, osserveremo sempre le norme anti-Covid. E poi anche perché almeno ritorneremo ad emozionarci davanti al grande schermo, davanti ad uno spettacolo teatrale o un concerto musicale o con un libro o con danze o con altro. Emozionarci non significa solo abbracciarci, ci hanno detto per tutto questo periodo che ritorneremo ad abbracciarci. Nell'attesa di riabbracciarci, magari ci emozioniamo con tanti altri eventi che qui sono di casa. Per esempio, emozionante sarà sicuramente il concerto all'alba, che anche abbiamo inserito nel nostro cartellone. E con questo cedo la parola. Grazie Rita. Sì, mi piace il concetto di emozione che si esprime in maniera diversa. Diciamo che con questa pandemia abbiamo imparato anche ad emozionarci in maniera diversa, abbiamo dovuto abbandonare alcune buone pratiche che pensavamo fossero consolidate, e abbiamo dovuto per forza di cose, insomma, organizzarci per comunque tentare nuove strade di emozioni. E sicuramente, secondo me, l'emozione forse più bella in questo caso è un avvicinamento alla normalità. Cioè, questo calendario estivo dà un po' l'idea, diciamo, di una normalità che magari non è quella di prima, ma si avvicina molto. E già, insomma, secondo me, quello che abbiamo vissuto non è cosa da poco. Allora, io adesso darei la parola a Simona Patatino,
che è la presidente di Energiovane, l'associazione che è capofila dell'ATS che gestisce Parco Città. Prima diceva insomma Rita, anche Roberto, un anno particolare questo, no? La pandemia, un anno particolare anche per Parco Città, però alla fine si risponde con quello che questo posto sa fare meglio, cioè organizzare iniziative e fare rete, fare sinergia, giusto? Certo, saluto tutti, nello specifico insomma la Fondazione Monti Uniti che ci appoggia sempre con tanta stima. Sì, è stato un anno difficile, nonostante questo, permettetemi la citazione, siamo ancora qua. Parco Città davvero, al di là di quelli che sono stati i problemi generali legati alla pandemia, ha avuto difficoltà anche dall'estate scorsa, come ben sapete, quindi non abbiamo mollato un secondo, abbiamo sempre puntato all'obiettivo che è quello di offrire servizi di qualità per tutti i target di Foggia, e nonostante le difficoltà noi continuiamo a crederci. Infatti insomma a nome del coordinamento ringrazio quelle che sono le guide di Parco Città rappresentate qui da Rita Amatore, perché sono comunque persone che ci mettono tutto il cuore e il tempo possibile, una dedizione che va oltre l'aspetto lavorativo, questo è un grande esempio per noi. Proprio per questo questo cartellone estivo rappresenta qualcosa di più. Alla luce di tutte le sfide che abbiamo dovuto affrontare, non rappresenta solo una serie di eventi, ma un valore acquisito che Parco Città vuole offrire, vuole consolidare, rivolto alle famiglie, ai bambini, ai ragazzi. Ci saranno eventi che toccheranno tutte le sfumature della cultura e dell'educazione. E per questo invitiamo tutti a vivere questo posto, che è un posto aperto che deve appunto essere colorato dalla gente, e continueremo ad offrire un servizio di qualità credendoci fino in fondo, grazie ancora appunto agli sponsor che supportano questi nostri eventi, e niente, speriamo davvero e crediamo davvero che sarà una bellissima estate insieme. Grazie Simona, ce la vediamo tutti. Ci sono domande dei colleghi? Nessuna domanda, allora faccio la domanda. Volevo dire a Roberto Lavanna, insomma questo è un programma che sa di rete, perché poi ci sono insomma parte per la città, ma c'è il Comune di Foggia, c'è la Fondazione Monti Uniti, ci sono insomma partner privati, quindi è una bella sinergia pubblico-privato per poi alla fine la città, no? Perché questo è un calendario che dà la possibilità alle persone foggiane, ma anche non solo, anche a persone insomma di fuori Foggia, di venire qui, godersi le serate e passare del tempo in compagnia. Quanto è importante, dopo quello che abbiamo vissuto, diciamo, fare rete, fare sinergie, mettere su iniziative come queste, appunto, che guardano la collettività? La risposta è facile, in qualche modo, perché senza una rete di energie, risorse, consapevolezze, esperienze, una realtà come questa non avrebbe un futuro. Quindi di fatto anche come collocazione Parco Città si è messo al centro di una ragnatela, di una rete che in questi anni ha creato consapevolezze diverse sulla città. Io prima parlavo di antimafia sociale, allora ne abbiamo sempre parlato forse, ma non sapevamo bene cosa fosse a Foggia, no? Libera sì, era un po' isolata, e oggi con Parco Città Libera, l'associazione Pannunzio e gli altri, adesso la consulta per la legalità della provincia di Foggia, insomma si sono moltiplicate, io credo anche grazie a Parco Città, si sono moltiplicate le esperienze per fare una città diversa, per creare una rete di persone, semplicemente di persone e di istituzioni chiaramente, perché poi nelle istituzioni ci sono le persone, però come sappiamo le istituzioni spesso sembra che viaggino per fatti propri, insomma veramente in questo momento l'amministrazione comunale rappresenta la città o no, insomma in questo momento non parlo del periodo commissariale ma di quello immediatamente precedente. Allora bisogna far sì che invece le istituzioni, gli enti e le persone che ci sono dentro in qualche modo rappresentino una città diversa, che vuol fare
delle cose diverse, che vuole uscire dall'ultima posizione della graduatoria del Sole 24 Ore, non vuole essere più l'ultima, ma speriamo che l'anno prossimo se abbiamo 10 posizioni almeno, ecco, io mi auguro, non tanto, ma mi auguro che qualche cosa cambi, e prima di tutto dobbiamo cambiare noi e queste attività, sicuramente con lo spirito con cui le fate, con lo spirito che Simona ha detto poco fa, da lì bisogna partire, Simona, perché altrimenti effettivamente, anche grazie ai grandi vecchi che hai citato, certe cose che i grandi vecchi da tanti anni pensano e cercano di portare avanti, mi ci metto anch'io, certe cose sembrava che non avessero un orizzonte. Voi con Parco Città un po' questo orizzonte l'avete creato, grazie. Grazie Roberto, anche perché hai espresso anche in altre circostanze questo concetto di antimafia sociale applicato qui a Parco Città, quindi io ti ringrazio maggiormente. E invece Riccardo, volevo chiedere, ecco, come sei arrivati alla stesura di questo calendario? Cioè, non è stato un anno facile anche per Parco Città, no? Però insomma, però alla fine è venuto fuori un calendario di tutto rispetto, anzi è assolutamente una proposta importante per la città di Foggia. Quindi, ecco, come lo stai superando queste difficoltà e insomma, veramente qual è l'importanza in questo momento per la città di Foggia per un calendario come questo? Sì, allora le difficoltà sono, come ho detto prima, ce ne sono state, insomma, anche perché noi siamo esseri umani, noi che coordiniamo, noi dello staff di Parco Città siamo degli esseri umani, quindi anche noi abbiamo sentito tutto il peso della chiusura e della pandemia. Però noi la nostra forza, a mio parere, la troviamo, la prendiamo dai cittadini, dalla rete, dalle associazioni, dai cittadini, dalle tante proposte che ci sono arrivate. Abbiamo cercato di tenerle tutte nel calendario, ma a volte i giorni quelli sono, insomma, quindi bisogna fare anche delle scelte, ma sicuramente ce ne saranno altre in itinere, perché questo calendario è suscettibile anche, è anche in itinere è suscettibile anche di variazioni, insomma, magari si aggiungeranno altre proposte, so benissimo che si aggiungeranno anche altre proposte, perché magari ci sono delle idee di concerti anche diversi. E quindi il primo sforzo che facciamo noi è quello dell'ottimismo. Cerchiamo di essere sempre ottimisti, però ecco, un grande coraggio lo prendiamo anche dai cittadini stessi che ci stanno vicini. Però vorremmo che questi cittadini fossero consapevoli che devono frequentare Parco Città, devono venire ai nostri eventi, perché noi abbiamo presentato, come ho detto prima, il 28 maggio, se non sbaglio, il libro di La Longa, La Quarta Mafia. La Longa diceva una cosa veramente semplicissima: se vogliamo comunque innescare processi di legalità, devono partire dalle nostre azioni, ma dalle nostre azioni di base. Allora, ogni cittadino dovrebbe frequentare dei posti che vivono di legalità, che vivono comunque nel rispetto delle regole. E quindi noi questo lo stiamo facendo, noi siamo passati in questo luogo dall'illegalità alla legalità, e quindi vorremmo che i cittadini ci fossero ancora più vicini, magari invece di andare a fare una pizza che ingrassa e poi dobbiamo dimagrire per andare a metterci i bikini per andare al mare, venite ai nostri concerti, ai nostri spettacoli, perché è un modo per sostenere ciò che funziona nella città, perché abbiamo capito che funziona, perché come diceva Roberto, molti
ci stanno anche, prendendo la nostra buona pratica della partecipazione dal basso, perché poi quella è la partecipazione dal basso, la pratica che ha funzionato. E quindi venite ai nostri concerti, venite ai nostri spettacoli, presentazioni di libri, venite ai nostri eventi. Costano anche pochissimo, devo dire, molti sono gratuiti, per alcuni c'è un piccolo ticket che può essere 2 euro, 3 euro, 5 euro, massimo 10 euro. Ma massimo 10 euro noi offriamo uno spettacolo di livello nazionale e internazionale. Quindi ne vale la pena. Grazie Rita. Anche al lab, giustamente dice Peppino Dusso, anche al lab. Tra l'altro è una novità. A memoria, appoggia, insomma, è una novità, non si è mai fatta una cosa del genere. Quindi, insomma, i primi curiosi saremo noi stessi che verremo all'evento, quindi siamo. Che ora si prevede? 6:30 se non so, non molto male. Dipende dall'alba. Però insomma dovrebbe essere in un periodo là, dovrebbe essere alle 6:30. Il sorgere dell'alba. E, diceva giustamente Rita, presidiare un posto, cioè questo posto è diventato appunto un presidio di mentalità in primis perché viene frequentato. Quindi viene frequentato innanzitutto dagli operatori. Che ringraziamo tutto lo staff di Parco Città, magari ti puoi anche citare così. Sono tanti, diciamo, sono qui alcuni, non sono tutti qui, però insomma ringraziamo. È un ringraziamento doveroso perché poi dietro diciamo le idee, i progetti ci sono le persone, quindi se non ci sono persone valide, anche una bella idea muore, non va da nessuna parte, quindi è un ringraziamento assolutamente, assolutamente doveroso. Che facciamo. E, torno da Simona, poi insomma conosciamo altre domande, magari concludiamo. Diciamo appunto un anno particolare anche per Parco Città, prima la scadenza della convenzione con l'amministrazione comunale di Foggia, attualmente questa struttura è in proroga tecnica, quindi diciamo non ci sono ancora notizie certe riguardanti il futuro. E poi insomma la pandemia, poi gli altri mandati di costruzione, però qua non ci andiamo mai, praticamente. Però nonostante questo si va avanti. Molta gente ci chiede, ma voi come fate? Come facciamo Andrea? Bella domanda. Abbiamo sicuramente degli anticorpi molto grandi, ma in generale nasce a Foggia, sviluppa degli anticorpi particolari. Mi sono ricordata, ascoltando le tue parole di scuola, una frase che una persona mi ha detto in Sicilia. Sentendo che venissi da Foggia mi ha detto ho sentito che Foggia sta diventando sempre più pericolosa e nella mia mente è scattata una frase della serie basta, non ce la facciamo più a sentire noi ragazzi, in generale cittadini, sempre queste frasi su Foggia. La mia risposta è stata raccontare dove lavoravo, ma soprattutto come è nato questo posto. E mentre raccontavo mi si apriva il cuore, sentivo di essere emozionata. Penso che questa sia proprio la linfa vitale per chiunque, cioè fare qualcosa che ti emoziona. Allora lo auguro a tutti quanti. E credo che il coordinamento di Parco Città, tutti i giovani operatori che col tempo stanno facendo sempre più esperienze, si stanno specializzando ognuno nel proprio, facendo sempre squadra, vengono spinti da questa emozione forte verso questo luogo che fa del bene, è sempre tutto perfettibile ovviamente, ma fa del bene in questa città. Noi stessi quando l'estate invece di andarcene in giro chiudiamo a luna di notte ce ne andiamo sazi di bellezza e questo in una città come Foggia è essenziale. Fin quando ci sarà tutto questo noi andremo avanti e lotteremo affinché la convenzione venga rinnovata e il nostro posto continui a restare questo. Grazie a Simona Paralino. Domande? No, questo non è un appello, niente, nemmeno un appello c'è la domanda, quindi. Va bene, io direi di concludere, vi ricordo però i prossimi appuntamenti, quelli più imminenti, abbiamo 1 luglio, cioè domani, la presentazione del libro La città ideale di Antonio Fortaleza, che prima accennava già Rita, alle 19. Poi il 2 luglio abbiamo la presentazione dei libri, sono due, Matteo Pazienza, VS finalmente e Lesina Laguna Gargano.
Supponiamo che sia prima della partita, quindi in questa fase sarà semifinale. Poi sabato invece 3 luglio alle ore 21 c'è un bel concerto a Mina Mool, è un omaggio a Mina, quindi insomma la serata da non perdere. Poi gli altri appuntamenti per insomma, essere aggiornati, seguiti la pagina Facebook di Parco Città, il canale Instagram e il sito di Parco Città. Io ringrazio Rita Matone, Roberto Lavanna, Simone Patalino, grazie ai colleghi, a cui sono andati via perché avevano una manifestazione, cioè, di protesta all'interno della prefettura, però noi siamo contenti, ecco, che si fanno in foggia anche per le cose belle, quindi anche per la città. Grazie a tutti e buona giornata.